Francesco, la sua è un'azienda agricola come ce ne sono tante in Calabria, ma qual è la particolarità di questa? Allora, noi qui, questa azienda ha un indirizzo agrozootecnico, alleviamo bovini da carne e produciamo nei terreni circa 40 ettari che lavoriamo insilato di mais, che serve in parte ad alimentare l'impianto di biogas. La maggior parte è metano e CO2 e quindi praticamente viene alimentato un motore endotermico con il quale si produce energia elettrica che viene messa in rete. Voi producete energia in modo del tutto naturale. Sì. Siamo all'Aino Castello, a un tiro di schioppo dal Parco del Pollino, e proprio qui, in mezzo alla natura incontaminata, la famiglia De Tommaso, 3 anni fa, ha trasformato l'impresa agricola di famiglia in un'azienda che produce energia pulita grazie all'utilizzo di prodotti organici. Questa sorta di capannone che è dietro alle nostre spalle, che cos'è e a che cosa serve? Questo è il cuore dell'impianto di biogas, è il biodigestore, è una vasca di circa 2000 metri cubi, dove appunto avviene la fermentazione anaerobica. Che cosa entra di preciso in questa vasca e come funziona poi tutto il sistema? Allora, tramite il Flegel, che è il caricatore, diciamo, entra tutte le matrici, che appunto, come ho anticipato prima, il letame che viene fuori dalle stalle, l'insilato che coltiviamo. Chiaramente qui i controlli sono regolari e costanti anche da parte dell'ARPACAL. Possiamo quindi dire che oggi anche in Calabria è possibile produrre energia elettrica in modo del tutto naturale e senza inquinare. Sì, dal mio punto di vista, soprattutto per le attività agricole, è un ottimo modo di fare energia pulita. Un processo semplice e trasparente che piace tanto anche ai bambini. Ci devi spiegare un po' come funziona questa azienda? Funziona con il motore e il letame e letame e altro. Mi assicuri che è tutto naturale qui Sì, dentro? è tutto naturale. Francesca Lagatta per la Cinius 24.